merita tantissimo, è una città di talento e di talenti, che io vedo solo in positivo, e adesso le spiego perché. Sono stata al conservatorio, andrò all'accademia, verrò all'inaugurazione dell'anno accademico, queste sono le anime del mio ministero. Io vorrei, anzi voglio, una Foggia che sappia valorizzare i talenti delle sue ragazze e dei suoi ragazzi, che sappia credere in se stessa adesso come nel passato. Voi avete una storia musicale, una storia di Accademia di Belle Arti straordinariamente proficua e conosciuta in tutta Italia. Allora, io sono qui per valorizzare i vostri talenti e per portare a Foggia il modello, il Ministero dell'Università e della Ricerca. Certo, si parla di sicurezza, giustamente, si parla di contrastare la criminalità organizzata, giustamente, ma per quanto mi riguarda noi la vogliamo contrastare attraverso l'arte, la musica, attraverso l'alta formazione, attraverso la formazione superiore, riconquistando porzioni di territorio per noi, per i nostri ragazzi, per le nostre ragazze, attraverso una persona che, come Raffaele Di Mauro, sappia che cosa sta facendo, sappia che cosa deve fare, sappia quello di cui Foggia ha bisogno, perché ha una straordinaria esperienza, non solamente politica, quella c'è, ma anche e soprattutto la conoscenza della sua città, la conoscenza dell'anima profonda della sua città. Raffaele Di Mauro, anzi l'avvocato Raffaele Di Mauro, il coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro, è un profondo conoscitore di Foggia, ama Foggia, vuole stipulare con Foggia un patto d'onore. Ecco, questo è esattamente quello che anche noi come governo ci impegniamo a fare. Un patto d'onore con Foggia, per Foggia, con Raffaele Di Mauro per Foggia, per portare qui tutto il meglio possibile. Grazie. Un patto d'onore. Ecco, questo è esattamente quello che anche noi come governo ci impegniamo a fare. Un patto d'onore con Foggia, per Foggia, con Raffaele Di Mauro per Foggia, per portare qui tutto il meglio possibile. Grazie a Anna Maria Bernini perché ha deciso, brava, ha scelto di essere a Foggia l'ultimo giorno della campagna elettorale, che non è una cosa da poco, tra l'altro venendo non da qui vicino ma da Renzo. I candidati al Consiglio Comunale? Dopo. No. Dopo dico. Gino, poi dico. Non è perché lui si è fatta la foto. Noi tiriamo la carretta. Gino. Bravo. Senatore. Aspetta.